Buongiorno, sono il dottor Vincenzo Squadrone. Stiamo affrontando un'altra delle relazioni sul corso di formazione per la lettura dei lavori clinici. Affrontiamo oggi, lavoro sempre, non mi hanno ancora licenziato, non sono ancora andato in pensione. Alla Città della Salute di Torino, Presidio Molinette, e oggi affrontiamo un argomento molto spinoso, i problemi etici, che sembrano non c'entrare nulla con l'evidenza scientifica, eccetera, eccetera, invece hanno un grossissimo peso, purtroppo, perché il problema etico viene molto, diciamo, accantonato spesso, purtroppo, in questo periodo. Soprattutto dalle case farmaceutiche che sponsorizzano gli studi che poi vengono fatti, soprattutto gli studi più importanti e di maggiori dimensioni perché sono molto cari e costano parecchio, e gli ospedali quasi sempre non possono permetterseli, e diciamo che gli intenti non sono spesso diciamo in linea con l'etica degli studi. Quindi il fattore etico non è il fattore principale che si considera, ma il fattore principale per cui vengono dati i soldi, vengono fatti gli studi, sono da una parte motivi economici, dall'altra parte c'è quella dei professionisti. Sempre motivi economici, motivi di carriera, di punteggio, eccetera, eccetera. Quindi ribadiamo questa cosa sui problemi etici e soprattutto ricordatevi di guardare sempre i conflitti di interesse alla fine dei lavori, perché ormai devono essere dichiarati, e anche quando vengono presentati nei congressi, ogni autore ogni relatore è obbligato a diciamo, esporre i suoi conflitti di interesse prima di fare la relazione. E purtroppo questi influenzano parecchio spesso sia le relazioni che i lavori clinici. Principi etici che vengono dati in questo Consiglio europeo del 96, quindi gli anni proprio clou della nascita anche dell'EBM. E quindi vedete il principio di benevolenza, importante, lo vedremo anche nella bioetica, nei lavori di cioè nelle relazioni di bioetica, quindi benefici potenziali, protezione dei danni, vuol dire. Quindi potenzialmente lo studio che io faccio darà un beneficio al mio paziente e terrò bene a mente anche di evitare dei danni. Cioè, devo pensare anche alla protezione dei danni che può dare la mia terapia, perché se curo il malato per la sua malattia, ma lui muore per gli effetti collaterali, non me ne frega niente, del beneficio che ho ottenuto sulla malattia. Non malevolenza, cioè non avere un atteggiamento per cui quello che mi interessa è il beneficio sulla malattia primaria, di tutto il resto me ne frego. Quindi astensione dal peggiorare la situazione dell'utente. Perché il paziente molto spesso dopo la terapia magari guarisce dalla sua malattia di base, però tutti gli effetti della terapia che ho applicato lo fanno stare peggio di prima. Poi rispetto, dignità, autonomia. Cioè il paziente deve decidere in maniera corretta e il più possibile guidata in maniera diciamo non verso i miei obiettivi, ma verso i suoi obiettivi. Ok? Quindi questo vuol dire rispetto alla dignità del paziente e consenso informato. Cioè, al primo posto ci sono c'è il paziente, non ci sono io e i miei intenti, le mie ragioni e le mie cose, la mia esperienza, che magari ci sono altri tipi di terapia che io magari non so fare, non conosco, ma qualche mio collega conosce, che sono migliori di quelli che faccio io. Ok? E quindi è mio dovere indirizzarlo magari da un'altra parte. Oppure, se io sono convinto che quella terapia possa
per lui sia la migliore, cerco di convincerlo a tutti i costi che quella è la terapia che deve fare. E non sarò oggettivo, non sarò onesto nel presentare i dati, i numeri e tutto quanto. È quello che riguarda la terapia. Cioè cercherò di tirare l'acqua al mio mulino, consciamente o inconsciamente. E diciamo, la situazione di forza è dalla mia parte, perché io sono esperto, magari utilizzando anche termini che il paziente capisce poco. Quindi alla fine non ha capito granché di quello che gli ho detto. Però magari gli ispiro fiducia e fa quello che gli dico io. Che è quello che non deve succedere, non deve fare quello che gli dico io. Lui deve scegliere liberamente, e capendo tutto quello che io gli propongo. Giustizia, trattamento imparziale e riservatezza. Cioè non perché mi arriva il ministro della sanità, lo tratto diversamente dal barbone trovato per strada ammalato. Per me tutti i pazienti hanno uguale dignità e uguale rispetto e uguale accesso alle terapie. E la riservatezza, che quella è dovuta dal codice deontologico, eccetera, eccetera, per cui io non vado in giro a dire a destra e manca che cos'ha il mio paziente, tranne se devo consultarmi con qualche mio collega, ma posso anche non dirgli il nome del paziente e non permetterne l'identificazione da parte di tutti, chiaro? E soprattutto quando parlo con persone che non sono dell'ambiente medico e quindi non, diventa un pettegolezzo quello che io racconto, non il bisogno di un consulto. Chiaro? Quindi devo evitare in tutti i modi di raccontare cose private del mio paziente, soprattutto non deve essere riconosciuto in maniera evidente questa cosa qua. Esigenze etiche, la cosiddetta dichiarazione di Helsinki, no? La ricerca non potrà essere legittimamente condotta se l'importanza dell'obiettivo non è proporzionata al rischio per il soggetto. Se io propongo una terapia che ha parecchi rischi mortali per togliere i calli al mio paziente, questa è una terapia sproporzionata, non proporzionata rispetto al risultato che voglio ottenere. Chiaro? Quindi la mia terapia deve essere proporzionata, cioè la mia terapia deve essere proporzionata alla malattia che curo. Chiaro? Non deve avere più rischi la terapia che la malattia. Prima roba. Soltanto perché io voglio pubblicare e dimostrare qualcosa. E accedere alla gloria medica, no? Essere invitato a tutti i congressi perché ho scoperto quella roba lì, fregandomene che i pazienti in realtà sono stati sottoposti a terapie pericolose, per malattie che in realtà di loro non erano così pericolose. Puoi valutare attentamente in anticipo i rischi prevedibili e metterli a confronto con i vantaggi. Più o meno riprende in un altro modo, la prima cosa, cioè i rischi che io prevedo, dal farmaco e dalla terapia che somministrerò sono confrontabili con i vantaggi che ne otterrà il paziente? Oppure sono maggiori i rischi che i vantaggi? Questa è una scelta che devo fare io in base alla mia esperienza e alle mie conoscenze. Nella pubblicazione dei dati, mantenere l'esattezza dei risultati, cioè non elaborare i risultati a mio piacimento. Molti dicono che, per esempio, la statistica viene utilizzata spesso per salvare lavori che non sarebbero pubblicabili e che, grazie alla statistica, si va a cercare effetti e cose che, magari dal punto di vista clinico e pratico non valgono nulla. Oppure si tolgono pazienti, eccetera, eccetera, che danno fastidio allo studio. Perché gli impediscono di raggiungere la significatività. Chiaro? Quindi qui si tratta di frodi vere e proprie, no? Oppure si giustifica l'eliminazione di alcuni malati con motivi fittizi, ma il vero intento è quello di ottenere il risultato.
Ogni soggetto deve essere adeguatamente informato sugli scopi, i metodi, i benefici e i potenziali rischi. Questo è il consenso informato, cioè il foglio che si dà da firmare al paziente che partecipa a uno studio in cui gli si espone chiaramente qual è il nostro scopo, perché gli facciamo quel tipo di terapia. Se quel tipo di, gli spieghiamo se quel tipo di terapia è stato già fatto o non è stato mai fatto. Che benefici ci aspettiamo rispetto a quella tradizionale? Magari sappiamo che quella tradizionale nel suo caso ha scarse probabilità di funzionare, questa non lo sappiamo, ma ci sembra dagli studi precedenti di laboratorio e tutto che possa dare dei maggiori benefici. O addirittura per la sua malattia non c'è nessuna cura efficace e questa potrebbe essere una cura efficace. E poi spiegargli gli effetti collaterali. E cosa comporta fare quel tipo di terapia? Di tutto quel foglio che viene, protocollo, diciamo, dello studio, che viene dato al paziente, che poi firmerà per spiegargli bene, nella maniera più semplice possibile, il nostro studio. Le varie esigenze etiche, cosiddetto codice di Norimberga, è necessario che il paziente dia un consenso volontario e non è storto, tra virgolette, con la forza, cioè con la forza della nostra conoscenza, per esempio, del nostro ruolo. Lo studio deve fornire risultati utili per il bene della società e non deve essere casuale. Cioè, lo studio deve avere un obiettivo ben preciso, che è il bene della società. Chiaro? Quindi deve essere volto al bene il mio studio. Non deve essere una cosa fatta soltanto per farmi pubblicare un lavoro che invece dal punto di vista clinico non ha nessun significato. La ricerca dovrà essere progettata sui risultati di studi sperimentali di fascia inferiore o su conoscenze sulla storia naturale relativa alla malattia o al problema in fase di studio. Quindi, diciamo, il razionale del mio studio deve essere ben fondato, o su studi sperimentali magari su animali fatti prima, oppure su le conoscenze che ho dell'evoluzione della malattia e quindi magari riesco a trovare, perché è stato trovato magari a livello sperimentale un farmaco che può agire in uno degli stadi della malattia, eccetera, eccetera. Quindi questo è avere un razionale che sia un razionale con un fondamento scientifico credibile, probabile. Se durante l'intervento si evidenziasse una ragione plausibile per credere che la continuazione dello studio potrebbe arrecare danni, sospendere lo studio. Infatti, molte volte spesso si fanno delle analisi ad interim, no? Per capire se uno dei due gruppi, soprattutto se c'è un cieco, sta dando dei risultati per cui anche se continuo lo studio il risultato sarà negativo e quindi è inutile continuare lo studio e se so che il risultato in ogni caso risulterà negativo è inutile continuare uno studio e sottoporre i pazienti a un maleficio che so essere assolutamente sicuro. Quindi sono obbligato a sospendere lo studio. Evitare le sofferenze inutili, evitare inconvenienti e evitare la mancanza di libertà. Cioè il paziente non sceglie liberamente, chiaro, di partecipare allo studio, perché come vi dicevo viene influenzato dalla forza del mio ruolo, eccetera, eccetera. Quindi io sono in posizione di forza rispetto a lui che si trova in una posizione di relativa debolezza, di spavento, di incertezza, perché magari questa cosa gli capita tra capo e collo ed è un paziente disorientato che ha bisogno di aiuto, magari anche psicologico. Evitare le sofferenze inutili, cioè se io posso evitare di fargli sentire il dolore durante una pratica clinica, sono obbligato a farlo. Sempre che questo non gli porti degli inconvenienti e peggiori della sofferenza. No? Quindi si dice: guardi, io devo, non so, prelevarle il midollo con un bel ago grosso, 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 però lei ha la cardiopatia, il diabete, eccetera, eccetera, l'intervento chirurgico
se l'addormento, l'anestesia potrebbe essere pericolosa, provo a farle un po' di anestesia locale che chiaramente non le toglierà tutto il dolore, però cercherà di alleviarlo al massimo possibile, però le farà correre meno rischi. Perché questa cosa dobbiamo farla perché è indispensabile se vogliamo fare il trapianto, esempio, no? Come fare una ricerca eticamente corretta? Valutare attentamente le condizioni di eleggibilità, cioè se il paziente è un paziente che può, che entra nel gruppo in cui il farmaco esercita il suo beneficio. Chiaro? Perché se io ho un farmaco che agisce su un piccolo gruppo di persone che hanno quella malattia, non perché io voglio fare i grandi numeri e pubblicare su una grande rivista a ruolo tutti i pazienti che hanno quella malattia, anche se so che una parte non trarranno beneficio dal farmaco. Quindi se so che il farmaco funziona soltanto nei pazienti biondi con gli occhi azzurri, non arruolerò per esempio pazienti con gli occhi scuri e i capelli scuri, giusto per fare un esempio, no? Questo vuol dire valutare correttamente le condizioni di eleggibilità. Oppure, se so che il farmaco ha degli effetti collaterali che potrebbero far male a delle comorbidità del mio paziente, tenderò ad escludere i pazienti che potrebbero avere degli effetti dannosi dal mio farmaco. Però devo conoscere bene il farmaco e bene la letteratura sul farmaco, per esempio, no? Come fare una ricerca quando questa sia basata sull'idea che il nuovo trattamento abbia una ragionevole possibilità di essere realmente efficace? Cioè, quando io so che il mio farmaco sarà o migliore o almeno pari al farmaco che già cura quella malattia, oppure è l'unico farmaco che esisterà, perché in quella malattia non ha farmaci che possano curarla. Quindi io di fronte all'impossibilità di curare la malattia e la possibilità di avere un farmaco che forse la cura, sono autorizzato a fare la ricerca. E sono autorizzato a fare la ricerca se penso che il farmaco nuovo che è uscito avrà un effetto migliore del farmaco vecchio. O almeno avrà un effetto pari al farmaco vecchio, ma magari mi dà meno effetti collaterali. Allora sono autorizzato a fare la ricerca. Se non ho una ragionevole certezza di questo stato di cose, non sono autorizzato a fare la ricerca dal punto di vista etico. Quindi non faccio lo studio solo perché la ditta mi paga tanto per farlo. Ok? Come aderire agli standard internazionali, cioè dichiarazione di Helsinki, dichiarazione di Norimberga, eccetera, eccetera. E anche se esistono già studi su quell'argomento, cercare di fare uno studio magari confrontabile con studi simili già esistenti. Approccio scientifico e requisiti del ricercatore, cioè il ricercatore deve essere qualificato per fare la ricerca, sia dal punto di vista scientifico, sia dal punto di vista dei requisiti, cioè non ho conflitti di interesse così grandi da farmi commettere degli errori a favore di chi mi paga, per esempio. Impegno alla verità in tutti gli aspetti del processo, controllo delle ipotesi, dichiarazione dei dati. Ok? Quindi il lavoro deve essere fatto correttamente, soprattutto l'ipotesi che io esplicito nello studio deve avere delle basi fondate e soprattutto la correttezza dei dati e la dichiarazione di tutti i dati, anche di quelli sfavorevoli, soprattutto di quelli sfavorevoli che magari trovo, che non devo tenere nascosti, chiaro, e magari pubblicare solo i dati positivi. Informare correttamente l'utente e richiederne il consenso informato. Questo fa parte delle dichiarazioni di Helsinki e anche delle varie dichiarazioni. Cioè io devo comunque informare il paziente dello studio in tutte le caratteristiche che lo riguardano. Come
come vedete, come fare, c'è tutta una serie di diciamo virtù che deve avere il paziente, il ricercatore, di cui non si può fare a meno, che deve avere sia il ricercatore sia lo studio, di conseguenza. Quindi lo studio deve riflettere la verità su quello che ho fatto. Deve essere coerente, deve essere il più semplice possibile, deve essere imparziale, cioè qualunque risultato io trovo comunque viene pubblicato. Deve essere completo, nel senso che tutto quello che potevo fare per lo studio è stato fatto. Deve essere utile, cioè non devo farlo per motivi miei personali, magari di carriera o di guadagno. Ma viene fatto per un'utilità, come abbiamo visto, per gli altri pazienti che hanno quella malattia, per la società. Deve essere pertinente, al tipo di lavoro che voglio fare. Deve essere obiettivo, cioè non deve riflettere le mie convinzioni soggettive, ma deve riflettere il reale risultato, che ottengo, e soprattutto l'onestà. Cioè, devo essere una persona onesta. Quindi se lo studio è negativo, se lo studio fa male, eccetera, eccetera, devo riconoscerlo e o sospenderlo oppure pubblicare i dati negativi. Quando una ricerca non è etica, quindi si prevede un beneficio già confermato. Quindi se io sottopongo il malato a dei rischi, non lo faccio se già quel farmaco ha un'evidenza elevata e quindi non ha bisogno di un ulteriore studio per dimostrare che è efficace. Se il suo grado di evidenza è già 1A, è inutile che io faccia un altro studio e lo pubblichi e faccia correre dei rischi a una serie di malati se non ce n'è nessuna necessità. Una ricerca che sia mal pianificata e mal eseguita non è etica. Quindi bisogna appunto l'esperienza del ricercatore, le qualità, le capacità del ricercatore devono essere garantite. Infatti ogni volta mi ricordo il comitato etico vuole che venga indicato chi è il ricercatore principale e chi è garante dello studio. E questo è uno dei aspetti su cui viene giudicata l'eticità dal comitato etico dello studio. Se si commettono errori sistematici o conclusioni che esagerano il beneficio, cioè io faccio un errore sistematico perché mi serve per raggiungere il mio risultato, oppure esagero nelle mie conclusioni il beneficio ottenuto dallo studio. Cioè, anziché dire il mio studio ha questi limiti, non ha troppi pazienti, ha il limite che alcuni pazienti, per esempio, si sono ritirati dallo studio, ha il limite che il follow-up è forse non adeguato no. Io dico, il mio studio va bene per tutti i malati, ho dimostrato senza nessuna ombra di dubbio che funziona. E invece magari per chi legge lo studio non è così, non è vero. Purtroppo molta gente legge l'abstract e le conclusioni degli studi clinici e quindi la conclusione molte volte può ingannare, essere d'inganno per chi poi applica praticamente la terapia. I risultati non pubblicati. Stiamo attenti perché spesso i risultati negativi tendono a non essere pubblicati. Sempre quando una ricerca non sarebbe etica, quando non ha solide basi scientifiche, quando il problema non è rilevante, anzi si è arrivati addirittura a inventare, a fare diciamo marketing. Prima, cioè inventando una patologia che poi vado a curare, magari avendo già la cura prima a disposizione, cioè prima trovo la cura e poi invento una malattia da curare, che invece in realtà non è una malattia, ma io la faccio diventare una cosa che
l'opinione pubblica comincia a ritenere una malattia da curare. Stavo pensando al colon irritabile di tanti anni fa, di quando ero giovane io, che poi non si è capito mai che cosa fosse. Però c'erano tante terapie per il colon irritabile. Anziché dire che il paziente era un paziente ansioso e quando aveva gli attacchi d'ansia, il colon, che adesso viene considerato il secondo cervello, si ribellava e magari si muoveva più del dovuto, magari dava qualche piccola colichetta e bisognava trattarlo, diciamo, tra i disturbi da stress, e invece in realtà è diventata una malattia con una nosologia propria che non si capiva bene cosa fosse, però si aveva già la cura a disposizione che magari era l'ansiolitico. Razionale debole o assente? Quindi, andiamo a guardare qual è il razionale su cui si basa lo studio, che sarebbero le solite basi scientifiche. Mancanza di responsabilità da parte dei ricercatori. I ricercatori non sentono responsabilità verso il paziente, ma lo fanno per motivi loro che col paziente non hanno nulla a che fare, per esempio. E quindi alterano e conducono lo studio in maniera, diciamo, del tutto scorretta. Vincoli di comunicazione o pubblicazione a causa dello sponsor, no? Vi dicevo che anni fa un nostro studio è stato rifiutato perché dallo sponsor, perché noi avevamo messo come condizione di rimanere proprietari dei dati. Cioè di non subire nessun interferenza da parte dello sponsor sulla pubblicazione o meno dei dati e su come pubblicarli. Problemi etici posti dalla difficoltà di previsione, no? Per esempio, problemi etici che all'inizio non si scorgono e emergono in corso d'opera, no? E quindi ho problemi etici che ci costringono a interrompere lo studio. Mi ricordo che in uno degli studi che ho fatto, a un certo punto, noi avevamo il cosiddetto comitato, una specie di comitato etico interno, lo steering committee, che era, diciamo, formato dai due, tre, da tre professori universitari esperti, tra i migliori, maggiori esperti mondiali della materia e dell'argomento che stavamo, di cui stavamo facendo lo studio. A un certo punto, in una delle interim, poniamo una domanda a questo steering committee per chiedergli queste sono le condizioni, dobbiamo continuare o dobbiamo sospendere lo studio? E lo steering committee ci rispose dicendo: se le condizioni sono queste, voi dovete sospendere lo studio. Altri problemi etici, la randomizzazione, cioè non fare la randomizzazione o farla in maniera scorretta, in un lavoro che la richiede, è un problema etico. La condizione di cecità viene violata o non viene, cioè non deve essere violata. Se è necessaria la condizione di cecità e si può fare, non deve essere in nessun modo violata. Se no, si viola l'eticità e diventa un problema etico che dovrebbe annullare lo studio. L'uso del placebo quando in realtà ci sono dei farmaci efficaci con cui confrontarsi. Ma a me conviene confrontarmi col placebo perché così ottengo un risultato positivo. Ok, quindi l'utilizzo del placebo si fa quando non si hanno ancora a disposizione farmaci con documentata efficacia. L'analisi intermedia, bisogna stare molto attenti, perché l'analisi intermedia può avere uno scopo utile, come per esempio quello di interrompere e se si capisce che uno dei due gruppi sta andando troppo meglio dell'altro. E quindi ci viene il dubbio che si può decidere a priori il momento in cui fai l'analisi intermedia, ma l'analisi intermedia non serve, ricordatevelo, per interrompere lo studio perché in quel momento è positivo. Bisogna capire se quel
quella positività fa interrompere lo studio perché espone i pazienti invece che non gli altri pazienti a complicazioni inutili. Cioè bisogna stare molto attenti allo scopo con cui si fa l'analisi intermedia. Informazione dell'utente, consenso informato sempre, questo ritorna sempre, perché ricordiamoci sempre che l'eticità noi dobbiamo averla verso i pazienti e verso la società. Problemi etici, randomizzazione, no? La randomizzazione si oppone alla necessità del clinico di offrire ad ogni utente il miglior trattamento, quindi può essere una limitazione della libertà. Chiaro, è un grosso problema. È un grosso problema che si oppone purtroppo, crea un problema con soluzioni opposte. Perché cosa succede? Che magari il mio farmaco, ahimè, cioè, ahimè, per fortuna è più efficace o del placebo o del farmaco con cui lo confronto. Però soltanto una parte dei pazienti ne avrà il beneficio, l'altra parte no. Eticamente questo è un problema, chiaramente, se il mio farmaco è migliore, perché molti pazienti non avranno il trattamento migliore, però purtroppo scientificamente devo ricorrere a questo mezzo per poter dimostrare la scientificità del mio farmaco come migliore. Quindi il problema a questo punto viene posto in una maniera un po' rivoltata, nel senso che si dice, è vero che purtroppo nello studio ci sarà molta gente che non avrà il beneficio a cui avrebbe diritto. Però se io non faccio lo studio, il mio farmaco, non verrà usato magari nel resto del mondo. E quindi i pazienti che non trarranno beneficio, dal farmaco che io propongo saranno molti di più, se non dimostro che funziona. Chiaro? Quindi c'è un'opposizione che viene risolta, in questo modo. Perché randomizzare? Purtroppo è stato purtroppo, per fortuna è stato dimostrato che le varie alternative di randomizzazione possono produrre risultati influenzati e spesso troppo ottimistici. Proprio per questo motivo, che la randomizzazione limita, diciamo, in qualche modo, di ottenere risultati positivi che superano la realtà. Chiaro? Quindi per questo bisogna randomizzare, perché se no io magari consciamente o inconsciamente faccio entrare nel gruppo che tratto col farmaco che penso sia migliore, faccio entrare i pazienti magari meno gravi, così ottengo un risultato migliore, o faccio entrare pazienti con alcune caratteristiche per cui il farmaco è più indicato, eccetera, eccetera, eccetera. Possono essere tantissimi motivi per cui senza la randomizzazione io divido i due gruppi in maniera favorevole a quello che voglio dimostrare e quindi in questo modo amplifico l'efficacia del mio farmaco o del mio trattamento. Il consenso informato deve essere preferibilmente, ma io dico deve essere scritto. Se si ritiene essenziale non richiederlo, le ragioni dovrebbero essere elencate nel protocollo di ricerca. Per esempio, se io faccio l'analisi di un database e dico che il nome dei pazienti verrà tenuto, diciamo, sconosciuto, cioè non si saprà quali sono i pazienti, nome e cognome dei pazienti, ma sono dati che io prendo da terapie, da cose già fatte, è inutile che vado a posteriori a chiedere al paziente il consenso informato. L'unica cosa dovrò dire al comitato etico che utilizzerò un database di pazienti già trattati. Quindi non ho bisogno del loro consenso per
per il trattamento, perché il trattamento l'hanno già fatto. L'unica cosa che devo esplicitare è il fatto che manterrò l'anonimato sui pazienti arruolati nello studio, per esempio. E chi non vuole essere informato? Questo è il grosso problema, no? Se al paziente non viene detto che ha quella malattia, chiaramente come faccio a proporgli il protocollo per guarire quella malattia? Quello è un grosso problema, purtroppo. E come si supera questo problema? Quando il ricercatore rileva, cioè si accorge che il paziente non è stato informato sulla sua malattia, perché magari i parenti hanno detto, se sa che cos'ha, non farà più nulla, si lascerà morire, eccetera, eccetera, qui si pone un grosso problema. Primo, il problema grosso è i parenti che conoscono meglio chiaramente il paziente, fino a quanto hanno diritto di influenzare il medico nella decisione che prenderà e il paziente nella decisione che prenderà? Questo è il grosso problema, perché il parente mi dice, lui non vuole sapere, non vorrebbe sapere di avere un tumore. Perfetto. E io come faccio a far sopportare le cure per quel tipo di tumore, che saranno cure fastidiose, che lasceranno in ospedale per tanto tempo, che avranno effetti collaterali molto, molto, molto importanti, come faccio a fargli sopportare tutta questa cosa? O eventualmente la cura sperimentale che voglio fargli, senza dirgli quanto è grave la sua malattia? Perché anche il paziente comincerà a chiedersi, se non ho niente, perché devo fare una cura che mi dà tutto questo fastidio? Quindi il problema non è da poco. In molte parti si risolve dicendo sempre al malato che cos'ha, fregandosene di quello che penso ai paesi nordamericani, in cui il paziente, indipendentemente da quello che dicono i parenti, viene sempre informato di quello che ha, spesso in maniera brutale. In Europa, soprattutto in Italia, pratica di non dire al malato quando ha delle malattie molto gravi che lo condurranno alla morte è una pratica purtroppo abbastanza diffusa. E nel caso di una sperimentazione, questo è un grosso problema, soprattutto se la sperimentazione richiede farmaci che danno molto fastidio al paziente. E quindi si può, se si vuole, richiedere il consenso al paziente spiegandogli che non gli si può dire, non gli si può dare il protocollo del FA e che deve accettare alla cieca quello che gli viene fatto. Ci sono pazienti che si rendono conto benissimo che questo significa che quello che hanno, però preferiscono inconsciamente che non gli venga detto. Non sono tanti, anche perché il sapere che una cosa limiterà fortemente la durata della tua vita, magari potrebbe, se saputo, far cambiare molte idee, molte cose che il paziente vuol fare della sua vita. Perché una cosa è sapere che avrò avanti la possibilità di vivere altri 20 anni, una cosa è sapere che avrò ancora un anno di vita. Cioè, come sfrutto 20 anni non sarà forse come sfrutto un anno. Quindi qui il problema è molto grosso. E uscirne non è facile, che ognuno ha la sua idea, richiedere all'utente di acconsentire a entrare alla ricerca senza sapere quale trattamento riceverà, può voler dire sia quello che io ho detto, ma può anche voler dire
in questo senso, ed è sempre un problema che potrebbe ricevere un trattamento che non gli fa nulla, per esempio se il trattamento è un placebo. Quindi, soprattutto se la malattia è una malattia grave, no? E quindi a questo punto cosa succede? Che non si può spiegare al paziente quanto è grave la sua malattia, perché gli si deve dire magari che per la sua malattia grave che potrebbe portarlo a morte, non riceverà, potrebbe non ricevere nessun trattamento. Nel caso che in quel momento la malattia che lui ha non ha una cura certa, e io ho in mano un farmaco che potrebbe invece servire, mentre nell'altro caso gli do una cosa che sicuramente non servirà, che sfrutterà solo il suo effetto placebo. Quindi diventa una cosa dal punto di vista etico molto molto complicato. Dall'altra parte c'è sempre il discorso che se non faccio lo studio scientifico, poi nessuno userà il farmaco e non potrò mai dimostrare che il mio farmaco serve. Quindi la decisione è una di quelle decisioni molto molto complicate dal punto di vista etico. Consenso informato. Devono essere chiaramente descritti tutti i dettagli dello studio. I pazienti non devono avere alcuna preclusione a trattamento medici alternativi. I pazienti possono uscire dal trial, questo è scritto anche normalmente, in qualunque momento, quindi possono togliersi. I pazienti devono essere informati sui risultati dello studio. Ok? Quindi queste due ultime cose si fanno normalmente, è chiaro che non pongono, diciamo, enormi problemi. E sono anche una tranquillità per il paziente. Devono essere chiaramente scritti tutti i dettagli dello studio, può essere un problema perché non è facile capire quanto capiscono i pazienti di quello che scriviamo. A noi sembra di scrivere magari in maniera semplice e invece il paziente non capisce. Anche perché, per esempio, molte parole, a seconda di come è il paziente, possono assumere un significato diverso. Faccio sempre l'esempio della parola volume, no? Per un ricercatore, il volume può essere un libro. Se invece dall'altra parte c'è uno che suona, il volume è quello dello stereo o è quello della chitarra elettrica, eccetera, eccetera, che lui usa. Quindi bisogna stare attenti perché a seconda di come è la persona che è di fronte, la stessa parola può avere significati diversi. Quindi bisogna cercare di capire quanto capiscono del protocollo e della descrizione dello studio i pazienti che ho davanti. E quindi dovrebbe, oltre allo scritto, esserci magari, viene consegnato lo scritto e poi viene detto che magari dopo 1, 2, 3, 5, 10 giorni tutto quello che il paziente non capisce di quello che gli ho consegnato e ho scritto verrà discusso con me, cioè con lo sperimentatore principale o con uno degli sperimentatori. I pazienti non devono avere alcuna preclusione a trattamenti medici alternativi. Quindi se esiste un trattamento alternativo al placebo, per esempio, non deve essere proposto il placebo, chiaro? Quindi, eccetera, eccetera. Oppure se il paziente si rivolge all'omeopatia e crede in quella, io a quel punto non lo privo della sua terapia in cui crede, per esempio. Quindi magari o gli propongo lo stesso lo studio convinto che l'omeopatia non serve a niente, quindi lo considero come se non prendesse nulla,
o se c'è il dubbio che l'omeopatia possa in qualche modo funzionare anche da placebo, e questo potrebbe compromettere il mio studio, non posso arruolarlo. Cecità, no? Nel senso che l'utente può avere due, atteggiamenti diversi rispetto alla cecità, cioè al non sapere cosa sta prendendo. Può avere un atteggiamento positivo o una reazione negativa. Bisogna tenerne conto. Cioè non sapere, in alcune persone una cosa che loro ritengono vantaggiosa, non sapere se stanno prendendo o no il tipo di farmaco che io sto sperimentando, altri invece magari si convincono che il farmaco che io sperimento è migliore dell'altro e quindi dice no, io voglio il farmaco sperimentale e non voglio perché magari hanno sentito in televisione, hanno letto su internet, eccetera, eccetera, magari che una malattia che gli assomiglia o addirittura della malattia che lui soffre sono meglio le cure sperimentali o quel tipo di cura sperimentale che la cura normale. E quindi bisogna tener conto di questo e quindi se può essere applicata o no la cecità. Se la cecità è un elemento indispensabile per lo studio, la reazione negativa deve farmi escludere il paziente dallo studio, no? L'equipe influenza lo studio, ok? E questo cosa fa? Cioè la cecità permette di non ottenere questa influenza. Cioè se anche l'equipe non sa, e questa è la doppia cecità, che trattamento sta dando, evita di influenzare lo studio, di seguire con più attenzione quelli che fanno il farmaco che gli interessa e questo non influenza l'utente. Chiaro, perché l'utente che vede che è più seguito rispetto agli altri, magari subodora che sta facendo il farmaco sperimentale e non l'altro farmaco. E quindi non c'è questa influenza. Che come sappiamo la psiche influenza in maniera che può essere anche molto importante l'andamento della malattia. Quindi noi andiamo a studiare e il risultato che troviamo è più dovuto all'influenza psicologica che viene data al paziente piuttosto che alla influenza del farmaco stesso. Il placebo. Eliminare dalla valutazione di efficacia del farmaco qualunque elemento che non sia rigorosamente attribuibile al farmaco stesso. Quindi il placebo dovrebbe eliminare l'influenza psicologica, cioè l'influenza del sistema nervoso centrale, diciamolo chiaramente. Cioè, se io non so che farmaco, se mi viene dato un farmaco, non mi viene dato nulla, dovrebbe, l'effetto placebo c'è comunque, però bisogna capire se l'effetto del farmaco non è solo un effetto placebo, cioè se posso ottenere lo stesso risultato facendo credere al paziente che gli sto dando qualcosa. A volte a noi succede, non frequentemente, che abbiamo un paziente particolarmente ansioso e particolarmente sensibile per cui si lamenta di continuo di avere dolori, no? Noi continuiamo a dare farmaci. E il dolore passa e poi dopo 10 minuti, un quarto d'ora ritorna, no? Diciamo, com'è possibile? Il farmaco ha durata di 3 ore, di 10 ore, di 15 ore, di 24 ore, com'è possibile che già dopo mezz'ora il paziente richieda di nuovo il farmaco? A questo punto a volte ci viene la tentazione di mettere anziché il farmaco nella flebo un placebo, che può essere una fiala di fisiologica. Che può essere una fiala di glucosa, cioè una cosa che non ha effetto contro il dolore. E il paziente, dopo 10 minuti, magari ti dice che il dolore gli è passato. Chiaro?
Quindi questo è un effetto sul sistema nervoso centrale più psicologico, tra virgolette, se esiste la parola psicologica, se non è tutto effetto invece di sostanze che noi non conosciamo che girano nel nostro sistema nervoso centrale. Comunque, l'effetto placebo, per esempio, può essere dovuto al rilascio di endorfine, che sono praticamente un farmaco simile. Prodotto dall'organismo simile alla morfina. Cioè, se io penso che mi abbia dato un farmaco per il dolore, il mio cervello libera le endorfine e le endorfine fanno l'effetto, come la morfina, di togliermi il dolore. Chiaro? L'effetto placebo non è un effetto immaginario, ma è un effetto che ha alcuni mediatori riconosciuti, alcuni mediatori non ancora riconosciuti, che però esistono. Quindi può essere sfruttato in maniera farmacologica, cioè dando un farmaco che non ha nessun effetto né nel bene né nel male, però sfrutta, diciamo, le capacità del corpo di produrre sostanze che invece curano effettivamente, la malattia o il sintomo. Ricordiamocelo, questo effetto, esiste e probabilmente dobbiamo imparare ad usarlo meglio. Di quanto lo utilizziamo adesso. Chiaro? Nell'antichità probabilmente erano molto più esperti, avendo molto meno farmaci utili e efficaci a disposizione, probabilmente l'effetto placebo veniva utilizzato meglio. E moltissime malattie probabilmente guarivano soprattutto per l'effetto placebo che per il farmaco. Che peraltro non era utile in quel caso per la malattia in questione, no? Ma era utile perché aiutava l'organismo a sviluppare i propri farmaci interni per quella malattia, ed aumentarne magari la concentrazione. Ok? Quindi stiamo molto attenti a questo effetto placebo, che sembra il nulla, e invece è una cosa molto 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 importante, secondo me. Soprattutto perché nessuno sa come curarsi meglio del nostro organismo, cioè del nostro sistema nervoso centrale. Sa come curarsi meglio. E che, lo dico adesso, ma dovrebbe essere chiaro, moltissimi farmaci funzionano perché già all'interno dell'organismo esistono i recettori per quel farmaco. Ma se esistono i recettori per quel farmaco, vuol dire che nel nostro organismo esiste una sostanza simile a quel farmaco, a cui si può legare il farmaco che noi diamo dall'esterno. E quindi questo vuol dire che il corpo dentro moltissime sostanze che noi non conosciamo, che sono simili ai farmaci che noi pensiamo di aver inventato e trovato. Chiaro? Magari il nostro organismo non è in grado molte volte di dare una concentrazione efficace, soprattutto negli stati più gravi, no? È necessaria una concentrazione molto più elevata di quella sostanza, che se data dall'esterno si riesce a raggiungere, ma data dall'interno, cioè prodotta dall'interno, magari non si riesce a raggiungere durante lo stato di malattia. Comunque, stiamo attenti, ricordiamoci sempre questa cosa qua. Placebo, impossibilità di assegnazione al placebo se esiste una terapia standard alternativa, però questo l'ho già detto, no? Quindi non possiamo usare il placebo se abbiamo già una terapia che ha dimostrato efficacia. Quindi il mio farmaco deve essere testato contro il farmaco che ha dimostrato di essere efficace. Perché se io faccio col placebo soltanto per far venire il risultato, non è etico. Etica individuale e etica collettiva. Trattamento efficace per la condizione clinica, bisogno al momento, oppure conseguimento processo da medicina per utenti futuri. Questo è quello che poi vi avevo spiegato prima all'inizio, no? Se io faccio uno studio
capire se un farmaco funziona, probabilmente molti di quelli, la metà circa se li randomizzo, non avranno il beneficio. Quindi non è una cosa collettiva, ma sarà indirizzata soltanto a quelli che fanno lo studio in quel momento. Però questo per il progresso della medicina e per gli utenti futuri. Chiaro? È vero che una parte dei pazienti purtroppo viene tra virgolette sacrificata, nel senso che viene utilizzata come cavie da esperimento, ahimè. Cioè non gli viene dato nessun farmaco, anche se la malattia purtroppo è grave. Però non ha cura e quindi se non provassi la sperimentazione comunque morirebbe. Pensate se io penso di testare, di provare una medicina contro la SLA. No? La SLA in questo momento non ha una cura che impedisce al paziente di morire. Chiaramente se io individuo un farmaco che potrebbe farlo guarire dalla SLA, devo fare uno studio randomizzato, se voglio che abbia un'evidenza tale da poter essere utilizzato. Ma cosa succede? Che metà dei malati che hanno la SLA moriranno. E se il mio farmaco funziona, l'altra metà o una parte dell'altra metà guarirà dalla SLA. Questo non l'ho fatto per i pazienti dello studio, ma solo per una piccola parte dei pazienti dello studio. Però diventerà un beneficio, un progresso per la medicina per tutti gli altri che seguiranno. Quindi etica individuale e collettiva. Molte volte l'etica individuale purtroppo deve cedere il passo all'etica collettiva. Chiaro? Perché se io dico rinuncio a far morire 20 persone che comunque moriranno, o non guariranno la loro malattia, però questo comporterà che in seguito tutte le persone che subiranno la stessa sorte. Se invece il mio farmaco funziona, è chiaro che avrò svantaggiato un gruppo, però in seguito tutta la collettività ne beneficerà. Chi è garante dello studio clinico? I comitati etici locali, chiaramente, a cui viene sottoposto lo studio, che è composto da varie, diciamo, componenti, non soltanto mediche, ma anche legali, eccetera, eccetera, e dai ricercatori che vengono indicati nello studio. La relazione, finisce qua. In fondo vedete l'indirizzo, se avete delle domande, questioni che non avete risolto, che non avete capito, eccetera, eccetera. Qualunque cosa vi disturbi anche il sonno notturno, mandatemi una mail a questa che è la mia mail, che è quella ospedaliera, non ne ho altre, quindi facendomi le vostre domande. Come avete visto, ho già pubblicato risposto a una serie di domande e cercherò nei limiti del possibile di rispondere al più possibile delle domande che voi mi manderete. Cercherò di raggrupparle, come ho fatto la prima volta, in domande simili in modo da trattare un piccolo argomento, no? In cui rispondo magari a varie domande sullo stesso argomento. Grazie per avermi seguito fino alla fine, fin qui. Vi saluto e buona giornata a tutti.